Oh, mi è venuta un'idea. Un'altra. Tu che sei macchinista, quando sei in trasferta a Parma, dove vai a dormire? Se non trovo d'amici è un po' difficile. Immagina, una piccola foresteria. Una foresta? Ma ci vai tu in una foresta? Ma no, una piccola foresteria per teatranti, un luogo familiare che sia un appoggio per noi e un punto di ritrovo per tutti. Ma tutti chi? Ma che ne so, pensa a un corso di teatro dell'oppresso e poi di fare un'ora di arte terapia e subito dopo lezione di yoga. Eh sì, e l'arabo no. Perché no? Immaginala come se fosse una palestra, ma una palestra per la mente. Ah, ho capito, tipo uno spazio ricreativo. Dove chi ha idee di ogni tipo possa creare workshop, eventi oppure mostre, in uno spazio di inclusione cittadina. Sai anche cosa? Una libreria di libero scambio. E magari un salottino con un buon tè caldo. Sarebbe bello, ma sicura che si possa fare? Beh, a Torino e Piacenza ci sono già realtà simili. E a Parma? Vuoi che la capitale della cultura 2020 sia da meno? In effetti, e dove lo faresti? Sarebbe bello riqualificare un posto. In fondo a Parma, come del maiale, non si butta via niente.